Buongiorno a tutti, come avevo già accennato ieri, il diario critico del Mavericks di oggi vorrei dedicare a un'altra artista della residenza Contactless. Durante la sesta giornata della residenza osservo il processo creativo di Emanuela Lena, famosa per le sue opere con i modi bianchi, che però per questa residenza ha deciso di sperimentare sia con i materiali che con la collocazione della sua opera. È un artista che io potrei caratterizzare come una persona che possiede una sensibilità infinita e un'empatia che non avevo mai incontrato. Riesce a comprendere il dolore, le ferite e i sentimenti delle persone che le stanno accanto. Quel dolore diventa anche il suo, e poi nella fase della produzione delle sue opere l'emozione, l'amarezza, le perdite le trasforma, dandole un messaggio universale e attuale per ognuno di noi e per tutti i tempi. Così le opere di Emanuela, piene di silenzio, parlano con le parole delle persone che non hanno la possibilità o il diritto di raccontare le proprie storie. Ma quello che mi colpisce di più nella sua arte, arte che possiamo definire anche come sociale, è una profonda intimità e sincerità, ma soprattutto il fatto che lei ci regala sempre la speranza di cui abbiamo bisogno. Le sue opere ci lasciano un raggio luminoso, come se l'artista cercasse di farci credere in un lato bianco della vita e non aver paura di quello nero. È interessante anche guardarla lavorare, perché ha un suo ritmo di creare le cose, che secondo me è anche il suo ritmo di interagire con le persone e con l'ambiente che la circonda. Si dedica a tutto simultaneamente e non lascia nessun oggetto senza l'attenzione. E inoltre tra questi oggetti crea una specie di rete di comunicazione. Per scoprire la storia del terzo artista di residenza attuale, vi do appuntamento domani sera alle ore 20 su tutti i canali social del Mavericks.